Eccoci qua, ben ritornati nel mio canale. Oggi cominceremo con la prima puntata di quelle che sono le informazioni sull'essere. Cercheremo di capire quello che abbiamo detto l'altra volta, approfondendo i concetti della prigionia dell'uomo. Cercheremo con una breve carrellata che cosa si intendeva dire con la prigionia dell'uomo. Premettiamo che l'argomento è molto complesso e bisogna tener conto che utilizziamo un linguaggio verbale. Il linguaggio verbale ha un grande limite perché si esprimono attraverso concetti e quindi concettualizzazioni mentali, qualcosa che sta al di fuori di questo piano. Il linguaggio, nella società umana è nato per esprimere le parti emotive, ma la nostra lingua, l'italiano, non è una lingua antica, per cui ha già un limite intrinseco dentro di sé per poter esprimere concetti profondi. Questo è il primo aspetto. L'altro è che comunque attraverso il linguaggio non si può esprimere qualcosa che nel piano del linguaggio non ci sta. E le tematiche di cui andremo a trattare si occupano proprio di questo. Parleremo di ambiti nel quale il linguaggio non ha esperienza. Quindi via via, quando si presenteranno dei concetti, nel tempo andremo a capire cosa realmente quel concetto implica. Il primo concetto col quale ci imbattiamo è quello dell'essere. Parlare dell'essere, quindi di noi stessi, attraverso il linguaggio verbale può essere ingannevole, ma facendo frutto della grande esperienza di chi dal passato ci dava indicazioni su come toccare questi aspetti e vivere all'interno di noi per emanciparci nella vita, facciamo tesoro di questa grande esperienza e cercheremo di via via rendere questi argomenti semplici, fruibili e soprattutto utilizzabili. Dunque, ritornando all'introduzione che è stata fatta nel precedente video, si diceva che l'uomo e la donna non possono scegliere nulla perché sono prigionieri. Sono prigionieri dell'ambiente nel quale vivono. Sono prigionieri dai condizionamenti che hanno ricevuto e sono prigionieri anche dell'ambiente storico nel quale sono nati. È molto diverso il condizionamento che riceviamo in quest'epoca rispetto al condizionamento che hanno ricevuto le persone che vivevano nel 1700, ad esempio. E questo determina poi situazioni diverse di vita. Nella nostra epoca ci sono difficoltà diverse, completamente estranee a quelle che era la vita nel 1700. E questo è un primo motivo di condizionamenti diversi. Arriviamo a sviscerare. E questo sarà un percorso che si farà a seguito di molte puntate. Questo concetto che abbiamo appena enunciato, cioè che l'uomo è prigioniero, che si deve emancipare dalla gabbia nel quale è contenuto, e per fare ciò deve collegarsi alla sua natura reale. Quindi, per natura reale intendiamo in questo
grande discorso che metteremo in piedi, l'essere. L'essere, cioè noi stessi, cioè quella parte che trasmigra di vita in vita. Accenneremo adesso brevemente come l'essere funziona in questo mondo. Noi siamo coscienti del nostro corpo. E anche qua siamo coscienti perché lo abbiamo, ma realmente non viviamo tutta la nostra corporeità. Pensate a quanto il nostro vivere quotidiano ci ha portati lontani dal sentire la nostra corporeità. E questo è frutto della nostra epoca, che ad esempio già solo nel 1700 le persone vivevano molto più la loro corporeità. Quindi una parte dello strumento che abbiamo a disposizione su questo aspetto non viene utilizzato a pieno del suo potenziale. Un altro aspetto che è fondamentale nel nostro corpo, cioè nella nostra esistenza, è la mente. Questa abbastanza recentemente la stiamo potentemente sviluppando. Ma anche questa ha dei grandi limiti, perché la sviluppiamo semplicemente scollegata dalla nostra natura. E quindi si creano tutte quelle situazioni pericolose che la nostra civiltà della tecnologia e del politicamente corretto ha portato, cioè una civiltà completamente mentale. Ma fosse mentale secondo legge, il fatto che non è mentale secondo legge e quindi disarmonica. Questo è un altro motivo per cui noi non possiamo agire nella nostra realtà. Un terzo aspetto, quindi abbiamo visto il corpo, abbiamo visto la mente, adesso guardiamo l'emotivo. Dicevamo, l'emotivo è quello che noi sentiamo, no? Le nostre emozioni, le nostre parti più profonde. Ma anche qua, essendo stati condizionati fin dalla nostra nascita, ed educati attraverso la scuola, attraverso i nostri insegnanti, a fare, 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 venivamo indottrinati di concetti e soprattutto tutto mirato al fare, 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 ci ha portato lontani dal sentire, anzi, il sentire fin da piccoli viene demonizzato. Nessuno è stato educato nella nostra vita a sentirci e quindi ad essere. Assolutamente. Ci hanno solo detto cosa era giusto fare, cosa era sbagliato fare, dove non bisognava. Insomma, c'è stato costruito un muro a destra e un muro a sinistra nel quale noi dovevamo camminare con un binario abbastanza prestabilito, ma questo ci ha impedito di vivere. Dunque, come stavamo dicendo, abbiamo l'essere. L'essere è un principio potentemente emotivo che si manifesta nella materia attraverso il piano emotivo, cioè l'emotivo, l'emozione. L'essere deve sperimentare nella materia tutto quello che è, tutto quello che rappresenta la parte divina, ma quella che è potentemente espressa nella materia. La materia esprime l'aspetto divino più denso e più potente che esiste nel creato. L'essere quindi ha bisogno, attraverso la materia, di sperimentare tutti questi aspetti del divino, e questo è il motivo per cui si incarna. Quindi, ritornando ai nostri strumenti, avevamo detto il corpo, la mente e l'emotivo sono appunto gli strumenti che l'essere ha a disposizione per sperimentare nella materia la sua incarnazione. Abbiamo detto quanti questi strumenti
non sono sviluppati correttamente per l'essere avere uno strumento potentemente efficace nella sua esistenza terrena. Ma sono strumenti che ognuno ha una funzionalità che è indipendente dall'altra. Cosa vuol dire? Cosa voglio intendere? Il corpo, ad esempio, quindi uno dei tre strumenti che l'essere ha a disposizione nella sua incarnazione, non è in armonia con se stesso. Non vive le leggi armoniche della natura e quindi come tale è uno strumento imperfetto, ma non perché l'uomo sia incapace in questo, ma lo è proprio perché non ha mai ricevuto nessuna educazione di come correttamente trattare il corpo. Quale sarebbe il cibo adatto per mangiare? Quali sono i nutrimenti emotivi che il corpo dovrebbe assimilare? Il corpo, tra l'altro, ha bisogno anche della luce solare, e un'infinità di cose che correttamente non vengono utilizzate. Abbiamo detto anche che la mente non è non utilizza la sua funzione per la quale è stata creata, generata. Dicevamo, l'essere ha bisogno di sperimentare la parte emotiva nell'esistenza. Cioè, sperimentare. L'essere si esprime emotivamente. L'essere è emozione pura. Ma essendo la parte emotiva stata frenata fin dall'inizio della nostra esistenza, non esprime il suo potenziale, non gli è affatto permesso. Per cui l'essere, che è comunque collegato alla parte emotiva, non riceve quelle esperienze per cui lui è entrato in incarnazione. Né tantomeno la mente, che dovrebbe sintetizzare l'esperienza e poi trasmetterla all'essere, non svolge quest'altra funzione perché anche lei va per conto suo. Per cui noi stessi, la nostra parte reale, avrebbe bisogno di questi tre costituenti, queste tre strutture, che sono la mente, il corpo e l'emozione, dovrebbero essere funzionanti innanzitutto secondo armonia. E poi, se realmente avessero un centro istituito all'interno di se stessi, cioè quindi consapevolmente questi tre centri agissero all'unisono, costituendo quello che genericamente si chiama centro di gravità permanente, questo sarebbe lo strumento adatto, potentemente operativo per l'incarnazione dell'essere. Ma questo, come già abbiamo ripetuto più volte, non succede. Quindi l'uomo, proprio per questo motivo, e adesso abbiamo una piccola possibilità di capirlo ulteriormente, l'uomo e la donna sono in una condizione di carcere, in una condizione di impossibilità di agire, proprio perché se gli strumenti con cui è costituito vanno ognuno per conto suo e soprattutto siamo stati educati per agire completamente distaccati da noi stessi, è ovvio che le nostre azioni non avranno nessuna capacità, nessuna potenza, nessuna qualità emotiva che l'essere avrebbe la capacità di esprimere. Cioè, se noi non esprimiamo noi stessi all'interno di delle azioni che facciamo, e
Quindi portiamo in noi stessi, tutto quello che facciamo non è che parvenza. Volevo ancora portare ulteriori precisazioni sull'essere e collegarlo a quello che ci sta dopo, per poi chiudere per questa puntata. Quindi accennerò appena quello che sto per dire. L'essere, che è quella parte che trasmigra di vita in vita, che è attraverso l'esperienza materiale, dovrebbe, dico dovrebbe perché il più delle volte non succede, perché siamo distaccati dalla nostra parte reale, l'essere, proprio perché incarnato, dovrebbe assimilare esperienze oggettive. Di esperienza oggettiva in esperienza oggettiva, questa parte viene assimilata, sintetizzata dalla mente ed accumulata, se passatemi questo termine, anche se non è propriamente corretto, viene trasmessa, diciamo, tutti questi principi oggettivi accumulati di esistenza in esistenza vengono incamerati in quella che si chiama coscienza o, secondo i cristiani, quella che si chiamava anima. Quindi l'anima o coscienza è quello spazio coscienziale, appunto, nel quale di vita in vita vengono immagazzinate le esperienze oggettive. Quindi di esperienza oggettiva in esperienza oggettiva, attraverso le successive incarnazioni, si ha la crescita della coscienza. E questa è l'evoluzione, il nostro processo evolutivo. Avremo modo di approfondire ulteriormente questa questione, ma ho voluto cominciare a introdurre il concetto di anima o coscienza, che avremo anche il tempo di approfondire per quale motivo ci sono state queste traslittazioni storiche, giusto per far comprendere che non è propriamente corretto dire che noi abbiamo un'anima. Non è corretto da un punto di vista oggettivo. In realtà, per comodità, comunemente si dice che noi abbiamo un'anima, ma in realtà, per quello che ci siamo appena detti, l'anima è un principio che si deve andare a costituire. Ma io preferirei chiamarlo coscienza, come in tutte le tradizioni antiche l'hanno chiamato, piuttosto che chiamarla anima. Quindi, in sintesi, ricapitoliamo e in breve chiudiamo. Abbiamo l'essere, che è un principio potentemente emotivo, che ha bisogno di sperimentare le qualità divine. Il posto dove le qualità divine sono presenti in maggiore quantità, con maggiore potenza e con maggiore densità, sono la materia. L'essere, quindi, ha bisogno nella materia di uno strumento emotivo per poter esprimersi. E nell'incarnazione questi strumenti gli vengono forniti col corpo, che è appunto il vestito che indossa, per potersi esprimere. Per quello si dice che l'essere è umano, quindi un essere appartenente alla razza umana. Questa è anche la spiegazione etimologica della parola. Quindi l'essere, per poter esperire, ha bisogno di tre strumenti che sono i nostri costituenti, no? Il corpo, che si deve strutturare, formare, crescere e raggiungere la sua maggiore, il suo completo sviluppo quando è in grado di riprodursi. Poi abbiamo la mente, che anche lei deve essere strutturata, e la mente ha proprio la funzione di immagazzinare dati e
se funzionasse veramente correttamente, all'altro principio collegata, quindi sarebbe un principio di sintesi, attraverso quindi l'emotivo, se fosse collegato alla mente e al corpo in modo armonico, la mente avrebbe la possibilità di svolgere completamente la sua funzione. Ma così come siamo conciati adesso, non la svolge, e infatti tutta la nostra società è strutturata, è cervellotica, è isterica, è potentemente, schizofrenica, perché vive completamente nella mente. Quindi l'essere sperimenterebbe nella materia attraverso l'emotivo se questo gli fosse, permesso, ma anche l'aspetto emotivo, fin da piccoli, come abbiamo già analizzato, non è stato strutturato correttamente per poter vivere questo spazio di esperienza. E quindi l'essere in questa vita semplicemente, quindi dell'essere arriva a noi nella nostra coscienza intendo dire corporea, arriva semplicemente quella che è la schiuma dell'emotivo, cioè tutto quello che la nostra cultura e il condizionamento ci ha detto che non possiamo fare, quindi tutte le nostre paure, tutte le nostre impedimenti, per cui non vi è espressione vera dell'essere, e questo serve per comprendere e per completare e soprattutto per chiudere, serve a capire qual è la condizione reale dell'uomo. Infatti, tutto il nostro discorso è partito incerniandosi su questo assioma, che l'uomo e la donna sono schiavi, non possono fare nulla perché sono solo apparenze. Ora abbiamo qualche strumento in più per capire che cosa questa affermazione voleva dire. Tutto questo che ci stiamo dicendo, ognuno di noi più o meno già lo ha capito nella vita, però è necessario mettere ordine in questa grande confusione che c'è, soprattutto perché è poi utile avere qualche strumento in più per potersi muovere realmente nella vita, altrimenti il solo nozionismo non ha alcuna utilità e lo stiamo sperimentando tutti i giorni, siamo completamente bombardati da nozionismo, ma se non è appoggiato a qualcosa di reale, e quindi per dirla in altri termini, se all'interno di questo nozionismo non c'è un collegamento con il reale, quindi con la parte nostra reale, col nostro cuore, col nostro più profondo sentire, non è nulla, è sterile, non ha alcuna utilità, anzi, è deleterio. Bene, chiudiamo qua il nostro discorso e lo riprenderemo al prossimo appuntamento. Mi congedo sperando che tutto questo discorso non sia complesso e non vi abbia tediato. Nel corso dei racconti, proprio per non renderli un monologo, sarebbe interessante da parte degli ascoltatori di avere un loro riscontro, di poter rendere un po' più interattivo questo gioco di cose. Poi il modo con cui questa cosa la renderemo più interattiva, si svilupperà. Però sarebbe utile da parte degli ascoltatori, ad esempio,
che sollevassero alcune questioni in merito a cosa non si è capito, oppure raccontassero quelle che sono le loro esperienze o conoscenze o sapere in merito. Perché il contraddittorio sviluppa più interesse rispetto a fare un semplice monologo. E con questo vi saluto. Grazie per l'ascolto. Ciao.